Angelo capita abbastanza casualmente nel mondo del cinema. Nel 1960 viene mandato a documentare Rossellini che sta girando Era notte a Era Roma. notte a Roma. E da quel momento lì scatta qualcosa di Sì. incredibile, vero? Sì, da quel momento lui trova la sua passione. La sua passione, il cinema, il dietro le quinte, molte delle sue fotografie. Infatti, sono state scattate il dietro le quinte, cioè fuori dal Ciak, e con i protagonisti, gli attori, ma anche i registi che praticamente sono in pausa, quindi seduti su un prato, su una poltroncina. E lui gli piaceva molto questa cosa, che però purtroppo non piaceva invece all'ufficio stampa. Certo. Perché l'ufficio stampa e lui voleva la foto dell'attore per poi creare il poster, creare la pubblicità. E questa cosa io infatti con lui un giorno gli dissi: ma tu sbagli perché tu devi fare le cose per compiacere chi ti paga, insomma. Per le persone per le quali lavori, mi disse no, io sono un artista e io fotografo quello che piace a me, quello che io sento di fotografare. Questa cosa non la capii all'epoca, l'ho capita adesso. Adesso ho 50 anni, capisci che nella vita non devi fare le cose per compiacere gli Capisce che altri, aveva che ragione lui. aveva ragione lui.